catena che si apre, quindi si parla di BES, come vedevo che accennava prima il dirigente, quindi studenti che fondamentalmente hanno bisogni educativi speciali. Per bisogni educativi speciali, oltre alla disabilità chiaramente, ma rientrano una serie insomma di questioni, tra cui chiaramente anche l'aspetto degli stranieri. La prospettiva, la chimera, spero che non sia più di tanto, è quella di abolire poi queste etichette, se vogliamo, che se in qualche maniera, come si diceva prima, come la relatrice che mi ha preceduto, focalizza l'attenzione su un aspetto e quindi si fa, quell'etichetta diventa garanzia, no? Per l'osservazione e la tutela dei minori, ma al contempo in qualche maniera è sempre un segnalare rispetto agli altri. Quindi se l'inclusione nel mondo della scuola ha avuto un percorso che dura da decenni, quindi dall'esclusione all'inserimento, all'integrazione, si è arrivata all'inclusione. L'inclusione che non si deve mai ritenere assolutamente un percorso terminato, concluso, anzi è sempre un qualcosa in continua evoluzione che ci deve sempre portare, deve portare noi direttamente coinvolti, ma in generale anche la società civile, a continuamente interrogarsi. E quindi oggi si parla nello specifico di stranieri e quindi per l'inclusione che cosa si può fare concretamente, come muoverci anche noi insomma con questa evoluzione, con le problematiche che quotidianamente insomma sentiamo, siamo spesso in difficoltà, vedo insomma la scuola, gli enti, quindi è urgente, e se ne parlava anche con Paolo in occasione di questa riunione di cui parlava, è urgente proprio una congiunzione tra tutti gli enti, tutte le società, tutto il terzo settore, tutte le amministrazioni che a vario titolo si prendono cura dei minori. E grande fetta tocca chiaramente alla scuola, perché l'accoglienza, è vero, quindi i bisogni primari, che sono quelli comunque legati all'aspetto abitativo, all'aspetto sanitario, subito dopo, ma nemmeno poi troppo là, arriva l'educazione. L'educazione che diventa il campo di esercizio concreto di una convivenza democratica, quindi la scuola in questo ricopre un ruolo assolutamente fondamentale, quindi il diritto all'istruzione è un diritto assolutamente inviolabile, perché permette di garantire ad ognuno di avere il suo percorso e il suo percorso di vita nello specifico. Vado sul concreto rispetto a quello di cui parlava Paolo, quindi questo progetto che andrebbe, un progetto approvato se non mi sbaglio nel 2018, Paolo, con in qualche maniera il raccordo del ministro del lavoro, il ministero del lavoro e delle politiche sociali, il CNV e quindi anche la regione toscana. In che cosa consisterebbe? Consisterebbe, gli obiettivi sono tanti, il progetto è abbastanza aperto, quindi abbastanza flessibile, questo è sempre un punto a favore. Quindi abbiamo un progetto che è in germe, quindi sicuramente sarà un lavoro che ci vedrà impegnati durante l'anno scolastico che sta per cominciare. E quindi connettere ancora di più, io come figura dell'inclusione, in realtà all'ufficio scolastico siamo 3 docenti che si occupano a vario titolo di connettere un po' anche il tessuto sociale, il territorio alle scuole, fare in modo che entrambi in qualche maniera comunichino. E, nello specifico quindi è un progetto che mira a rendere le esperienze di alternanza scuola-lavoro, io spero che più o meno sappiate in cosa consistono, sono delle, come dire, è un'esperienza che i ragazzi devono obbligatoriamente svolgere e che esiste in realtà da tanto tempo, con vari nomi, dalla legge Moratti eccetera eccetera, però l'ultima, come dire, è stata sancita in maniera più dettagliata, se vogliamo, più vigorosa dalla legge della buona scuola. Quindi i ragazzi sono chiamati a svolgere diverse ore di alternanza scuola-lavoro, la chiamo così perché nel senso comune è rimasto un po' ancora quel tipo di definizione, in realtà ha cambiato nome, quindi si chiamano percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. Che vuol dire? Sono percorsi che avvicinano fondamentalmente i ragazzi e gli studenti al mondo del lavoro e percorsi nei quali loro hanno un ruolo assolutamente attivo rispetto alla scelta del percorso stesso, rispetto alle modalità, rispetto ai tempi, quindi il territorio, ma già dal MIUR esistono una serie di convenzioni con gli enti più disparati che sono disposti in qualche maniera ad accogliere i ragazzi in alternanza. E nel progetto Scuola di Volo di cui parlava Paolo si parla proprio di inserire e avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato.
nello specifico focalizzo l'attenzione sugli stranieri perché i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento andrebbero a costituire una premessa, un presupposto, sarebbero in qualche maniera propedeutici rispetto poi allo svolgimento del servizio civile. Ciò permetterebbe, come diceva la collega, di fare, come dire, creare quel ponte, no? Che porterebbe una tutela che poi termina, se vogliamo, al termine della scuola stessa, portare tale tutela anche al di fuori della stessa, quindi creare questo ponte. Quindi, visto che gli stessi percorsi per il servizio civile richiedono essi stessi dei presupposti, delle competenze, che siano di lingue, che siano magari anche relazionali, comunicative, non tutti i ragazzi stranieri sono idonei per tutti i percorsi comunque che voi, che la provincia, perché ce ne sono anche diversi, predispone. Quindi ciò permetterebbe di prepararli anticipatamente, fare in modo che loro già dalla scuola possano essere preparati e possano uscire ed essere inseriti senza nessun tipo di difficoltà all'interno di questi percorsi. Quindi, oltre ad avere il grande pregio di avvicinare i ragazzi al mondo del volontariato, come diceva il dottor Gianni, è sempre un segno di civiltà, è un obbligo civile quello di avvicinarsi a questo mondo e rendere i ragazzi consapevoli di quel che significa la comunicazione, la relazione d'aiuto, di supporto, e oltre a questo chiaramente si avrebbe il assolutamente non secondario fine di connettere queste due realtà. Quindi questo era l'aspetto legato prevalentemente al progetto. E, altro riferimento alla scuola di volo, Paolo, da aggiungere, che ti viene in mente? No, solamente il fatto che l'approccio che abbiamo utilizzato, e su cui poi hai lavorato te, è quello della convenzione. In virtù di questo, scusate ma sono ancora un po' sballottata, in virtù di questo il primo passo che si è fatto, perché la tendenza è quella di allargare, e la bozza del progetto lo prevede, allargare il più possibile gli enti che a vario titolo si occupano del minore, e mi sarebbe piaciuto, sarebbe interessante sentire i tutori rispetto ai vari enti che a vario titolo si prendono in carico il minore, che tipo di collegamento e che tipo di difficoltà riscontrano, perché una delle nostre, dei nostri intenti, poi a parte questo progetto, ma l'intenzione è quella di creare proprio un tavolo più stabile e più solido che possa davvero creare dei collegamenti tra i vari enti, sapere che tipo di esperienza avete, quindi l'inserimento magari a scuola piuttosto che questioni sanitarie, questioni legate all'ente comunale, eccetera, eccetera. Quindi ci potrebbero dare anche una grande mano le loro testimonianze dirette. Quindi si diceva, il tavolo è in fase di allestimento e di allargamento. Per ora è nato un accordo quadro tra ufficio scolastico, che si fa un po' da promotore, perché poi abbiamo una relazione, un rapporto diretto con le scuole, quindi facciamo un po' da centro di propulsione rispetto a tutte le iniziative anche territoriali. E quindi questo accordo quadro, che prevederebbe chiaramente la diffusione, la promozione di questa possibilità all'interno delle scuole, e quindi le stesse scuole poi, perché funziona così, dovrebbero poi a loro volta creare delle convenzioni dirette con l'associazione stessa. Ciò permetterebbe poi, per quel che riguarda anche il terzo settore, loro hanno una eterogeneità di proposte che sicuramente si presterebbe ad essere accolta dai ragazzi stessi, percorsi nei quali, mi piace ripeterlo, i ragazzi avrebbero sicuramente un ruolo molto diretto e attivo. Questo un po' anche in virtù di, come dire, un po' anche l'inclusione, io penso che è disciplinata legalmente e spesso è legata a dei tecnicismi, è legata a delle questioni burocratiche. L'inclusione la fanno i contesti, le relazioni e la fanno le persone. Quindi è compito anche della scuola in qualche maniera favorire e creare il terreno fertile affinché questa nuova generazione possa fare tirocinio di vita all'interno della classe. La chiamiamo classe dirigente, chiamiamola classe. Finché dura. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti. Grazie. Ilaria, volevi... Ma soprattutto quando parlavi anche della formula. Deve fare un annuncio. Vai.
Scusate, io avevo fissato con Ilaria che mi portava lei a Lucca, però io andavo a Lucca perché da San Concordio dopo devo prendere un pullman che va a San Lorenzo Bacco. Allora, siccome il pullman dopo non c'è più, allora domani c'è mica qualcuno che stasera torna e va verso San Lorenzo Bacco? Ma che ora? A qualunque ora. Ci porto io, quanti sera ora. Tanti grazie. Grazie che faccio ancora più. Non ti preoccupare. Io dicevo solo che lo strumento della convenzione l'ho trovato molto utile. L'abbiamo fatto a livello del Comune di Lucca, ovviamente non di tutta la provincia, e il tavolo di lavoro con i referenti per l'alternanza è stato produttivo anche proprio per inserire alcune associazioni, quindi potrebbe essere la formula che permette di fare una convenzione quadro pluriennale aperta, in modo che ci sia la possibilità di aggiustare, modificare i percorsi, gli inserimenti, i nomi dei ragazzi e delle ragazze che anno dopo anno decidono di attivare questi percorsi. Quindi vedo un buon futuro rispetto a questo. C'era Nelita. Grazie, sì, Nelita. Così puoi anche rispondere all'annuncio. Ma la mia vecchiaia mi permette questo. Scusate. No, intanto ho infatti anch'io. Allora, chi sono? Sono un assistente sociale che lavora tanti anni e tra l'altro qui sono presidente di un'associazione, ma anche presidente dell'azienda Carlo del Prete. Non è una sommarsi di. È una sommarsi di responsabilità, però lo faccio volentieri. Allora, per quanto riguarda il discorso, infatti volevo dire, c'è alternanza scuola-lavoro, ci sono già come associazione, Tenetta Papini, perché trovo quella quadro di riferimento che poi già sparte tutto. Però io volevo dire, intanto come azienda Carlo del Prete, tra l'altro vorremmo iniziare un lavoro, abbiamo una comunità educativa per minori, in parte minori immigrati, in parte anche minori italiani e anche con problemi della giustizia minorile, pertanto c'è una differenziazione anche all'interno. Però oltre a questo, come azienda, proprio vogliamo anche ampliare l'attività, ritornando al nostro statuto, ritornando all'attività per quanto riguarda i minori, in particolare vorremmo ampliare, infatti ci dovrebbe essere anche senza Zanno, avremo l'onore di averlo con noi, in una partecipazione, si è fatto una manifestazione di interesse, una progettualità in particolare per le situazioni non dell'handicap, ma dello svantaggio culturale, diverse, e vorremmo dare, ecco, fare un inserimento in attività in collegamento pertanto con le scuole e iniziare un'attività in questo senso, perché credo che sia un intervento importante che purtroppo poi il pubblico, la neuropsichiatria fa la sua relazione, poi manda al privato per una relazione, ritornano alla neuropsichiatria i genitori e poi li inviano talvolta al privato o a chi non c'è, insomma vorremmo dotare di un servizio attrezzato in particolare, e questo è importante. Ora io volevo, per quanto riguarda però il discorso dei minori immigrati e dell'intervento interessante che state proponendo voi, però ecco, come assistente sociale, e tra l'altro ci siamo già trovati nell'incontro che è stato fatto, controvato con il giudice trovato, il problema dell'intervento dai 12 ai 21 anni è un intervento che lo prevede una disposizione legislativa, la legge di riduzione della votazione dal 21 al 18 anno di età, c'è un articolo che dice che l'intervento assistenziale, pertanto sociale, compito del comune, può essere protratto dal 18 al 21 anno di età. E infatti è questo, secondo me, la strada che bisogna perseguire, e mi pare che l'avete già iniziato a perseguire con il tribunale minorenni. Perché? Allora, sarebbe compito dei comuni, però purtroppo ho gestito il sociale per tanti anni, tempo le vacche grasse c'era e si interveniva, dopo le vacche magre non hanno più dato la possibilità in questo termine. Allora vi posso dire che per esempio da noi, io ho tenuto un ragazzo, noi azienda Carlo del Prete, ho tenuto un ragazzo ora, compimento di 18 anni d'età, per 3 mesi senza pagamento retta, ma non è quello il problema, è anche la cosa, perché si era in attesa
della disposizione del decreto amministrativo del Tribunale Minorenni, che ci è arrivato ora, creando dei problemi al dottor Di Quell'Aria, e ci è arrivato ora, e praticamente affida, cioè sposta dal 18° al 21° anno di età, pertanto si può fare quel lavoro che voi pensate con i ragazzi, cioè la strada migliore è quella lì, che poi vengono individuati finanziamenti ulteriori, ma siccome io credo che il finanziamento ulteriore è difficile, più che altro questo 18° o 21° non avete altra soluzione. Però c'è un problema amministrativo, perché ho visto il decreto e praticamente competente del ragazzo è dove viene trovato. Cioè, quando il ragazzo si presenta in questura, per esempio noi abbiamo un togli, abbiamo questi giorni presenza di due bambini, 15 anni che sono presentati da noi alla comunità, l'abbiamo mandato in questura e praticamente allora si presentano in comune a Lucca ed è carico del comune di Lucca. Nel decreto che ha fatto il tribunale, secondo me non hanno conosciuto, l'hanno dato, allora era un ragazzo di Livorno o Pisa, non mi ricordo, e hanno dato la prosecuzione al comune di Lucca, perciò ce ne sarà da trattare per vedere. Non credo che il comune di Lucca si prenda a pagare un ragazzo di Livorno, questo però è un problema amministrativo da vedere. Tra l'altro, dicevo, volevo dire questo, è l'importanza. Poi un'ultima cosa, è fuori dall'ambito, ma è un invito al provveditore Borriposi, che io faccio a lei, di attivare per piacere il GRIP previsto dalla legge 104, lo chiedo come associazione perché è di fondamentale importanza. Sì, soltanto una si è fatto, l'anno scorso si è fatto, adesso che ci siamo tornati a settembre si rifarà penso nel mese di ottobre. L'anno scorso si è fatto. Il GRIP? Sì. Però non siamo stati invitati. No, probabilmente si è fatto una forse una noi ce l'avamo come associazione. Sì, tra l'altro si deve rilavorare un po' sul programma, perché vado rifatto, quindi era intenzione anche riattivare quello. Sì, semplicemente una battuta molto veloce sul proseguo amministrativo, che è vero che è verissimo che sono i servizi che individuano l'opportunità o meno di fare il proseguo fino al 21° anno d'età e poi il tribunale lo ratifica e lo permette. Però è che sono minimi, numericamente sono pochissimi, proprio per mancanza di risorse, ovviamente economiche. La nostra idea utopica ovviamente è che su tutto, no? I minori che si trovano nella condizione di avere un proseguo amministrativo, perché alcuni magari al compimento di 18 anni hanno altre progettualità, vogliono andare altrove, vogliono fare altro, non interessa rimanere qua, ma per quelli per cui appunto una prospettiva di altri 3 anni o altri 5 anni è effettivamente possibile, che ci sia una strutturazione di questo in maniera più condivisa innanzitutto col minore, col tutore, con le altre istituzioni che ci girano attorno, e appunto trasferire la responsabilità di questo dai servizi al neo maggiorenne e a coloro che col neo maggiorenne hanno lavorato fino a quel momento. Quindi sicuramente c'è al momento, è molto poco usato purtroppo nella forma che c'è, e probabilmente un cambio di paradigma potrebbe aiutare anche a recuperarne un po' di quelle risorse che vengono al momento utilizzarle, che comunque al nostro sentore i costi di un'autonomia sono minori rispetto ai costi di un'accoglienza. Ah sì, sicuramente. Quindi questo libererebbe una serie di risorse per poterlo esercitare. Quindi questo potrebbe liberare risorse per reinvestirle in ulteriore autonomia. Questa era un po' l'idea che ci stavo dietro. Bene, grazie. Tanto grazie a voi. Grazie a voi. Come detto, l'idea è quella di poi precipitare queste proposte in un qualche tipo di documento che cercheremo di mettere insieme noi nelle prossime settimane, che poi vi sottoporremo, perché poi diventi materiale che in maniera accumulativa poi
porti avanti un lavoro, no? Ecco, perché l'impegno veramente questo ce lo siamo presi il 12 di maggio, non fare solo l'iniziativa di piazza, ma di fare poi il cantiere. Quindi concludiamo qui la sessione, poi sì. Grazie, non so, adesso o io continuo a parlare così a bambera per riempire il vuoto, no, o qualcuno mi recupera via Giorgio che dovrebbe concludere. Dovrebbe essere Giorgio, sarebbe cassato dicendo andiamo così tanto lontano. Non posso, non so cantare, quindi non posso buttarla. Un balletto, faccio un balletto, dai. Se mi parte questo, eccolo. Allora, ci avviamo alla conclusione con le diciamo conclusioni di Pier Giorgio, che sicuramente lui mi contesta perché non sono conclusioni, ma diciamo concludono solo il seminario. Però dai, a parte le battute, l'abbiamo detto più di una volta, il seminario di fine estate è il è la campanella che sancisce l'inizio dei lavori del festival dell'anno successivo. Quindi in questi giorni noi abbiamo scavato, abbiamo cercato temi, abbiamo cercato suggestioni. Pier Giorgio ha l'ingrato compito di evidenziarne qualcuna, fermo restando che per noi, sapete, il festival è un cantiere, quindi noi buttiamo lì delle provocazioni, cerchiamo e riceviamo risposte, reazioni, critiche, in carità, e in genere ci prendiamo i mesi dell'autunno per trovare quella che è la piattaforma valoriale su cui poi costruiamo il programma del festival dell'anno successivo. Quindi se a maggioranza deliberate di soprassedere, sì, democraticamente si soprassiede. Ora mi piacerebbe due parole per dici. Allora, siamo meno di quelli che abbiamo frequentato il seminario. Penso, io sono rimasto contento, sono arrivato a un momento di particolare stanchezza, però mi sembra di aver percepito un bel clima, ecco, anche lo stare insieme. E abbiamo avuto molte suggestioni, cioè, credo che possiamo condividere il fatto di essere contenti, di aver immaginato che ci potessero aiutare le persone che si sono succedute qua e che hanno preso sul serio, cioè, ecco, il compito. Noi non gli avevamo promesso niente, intanto sono tutte partecipazioni amichevoli, gratuite, non è che paghiamo i professori per organizzare il seminario, quindi sono amici, qualcuno di più vecchia data, alcuni sono volontari sul campo e noi avevamo detto chiaramente a noi che siamo qui come partecipanti e agli amici che abbiamo chiamato a fare da provocatori,